I russi rivendicano la conquista di Soledar, ma l'Ucraina conferma di resistere. Le condizioni di vita estreme dei pochi residenti rimasti. Inaugurato in Svezia lo spazioporto d'Europa, diventerà il primo sito di lancio orbitale per satelliti. Germania prosegue lo sgombero del paese di Lützerath, che lascerà il posto a una miniera di lignite. Scontri tra ambientalisti e polizia, due arresti. La TV di Stato russa ha mandato in onda un video delle forze di Mosca, presumibilmente a Soledar, come prova della conquista della città. Soledar è diventata l'epicentro dei più feroci combattimenti della guerra. Dall'altro lato, l'Ucraina afferma che le sue truppe stanno ancora resistendo agli assalti implacabili dei russi. Le priorità sono Soledar, Bakhmut e la lotta per la regione di Donetsk in generale. Abbiamo analizzato in dettaglio quali decisioni sono necessarie, quali rinforzi e quali misure dovrebbero essere prese dai comandanti nei prossimi giorni. Inoltre abbiamo discusso la situazione della fornitura di armi e di munizioni alle truppe. L'interazione è rilevante con i nostri partner. Nella città di Siversk, a una ventina di chilometri, i pochi residenti rimasti vivono nei freddi scantinati degli edifici danneggiati per nascondersi dai bombardamenti quotidiani. Non ce la facciamo più, quando andiamo a letto la sera ci chiediamo se l'indomani ci sveglieremo o no. In città non ci sono né elettricità, né gas, né acqua. Presto ci sarà la pace, so che presto avremo la pace e che i nostri ragazzi cacceranno i russi. A Siversk vivono ancora circa 100 residenti. La maggior parte degli abitanti ha lasciato la città negli ultimi mesi. I funzionari russi e le forze di occupazione potrebbero prepararsi alla deportazione di massa dei cittadini ucraini dai territori occupati dalla Federazione. Bloomberg ha riferito che a metà dicembre il premier russo ha emesso un ordine governativo che ha stanziato fino a 2 miliardi e mezzo di spesa extra per quello che Mosca chiama il potenziale reinsediamento dei residenti della regione di Kherson in Russia. Il vice primo ministro ucraino ha replicato che i funzionari russi e le forze di occupazione potrebbero pianificare la deportazione di oltre 100.000 residenti originari di questa regione, nel timore che le forze russe possano perdere ulteriore terreno. Il vice premier ha anche affermato che i funzionari russi hanno reinsediato con la forza un numero imprecisato di cittadini ucraini in 57 regioni della Russia, comprese quelle dell'Estremo Oriente e della Siberia. L'Istituto per gli Studi sulla Guerra continua a considerare la deportazione forzata di cittadini ucraini nella Federazione Russa come una deliberata campagna di pulizia etnica, oltre alle evidenti violazioni della Convenzione sulla prevenzione e la punizione dei genocidi. Il think tank afferma che le forze di occupazione russe continuano a lottare per costringere i residenti nei territori occupati ad accettare i passaporti russi. Il governatore della regione di Zaporizhia ha riferito che le autorità di occupazione russe stanno cercando altri dipendenti per lavorare nella centrale nucleare, poiché circa 1.500 lavoratori si sono rifiutati di accettare i passaporti russi e di firmare il contratto per ricevere il pass ed entrare nell'impianto. Le forze di occupazione continuano a importare cittadini russi da impiegare in ruoli civili nei territori occupati. Transizione energetica, sicurezza, valori democratici e competitività sono le priorità della presidenza svedese del Consiglio dell'Unione Europea iniziata il 1 gennaio. Il premier Ulf Kristersson e l'esecutivo svedese hanno invitato la Commissione Europea, rappresentata dalla sua presidente Ursula von der Leyen, all'inaugurazione. L'incontro introduttivo si è tenuto presso l'Ice Hotel di Jukkasjärvi, a 17 km da Kiruna, la città più settentrionale del paese, circondata da una natura magnifica e all'avanguardia per quanto riguarda innovazione, ricerca spaziale e transizione verde. L'Unione Europea espande i propri orizzonti con l'inaugurazione del primo spazioporto d'Europa.
situato a 200 km a nord del circolo polare artico, nella vasta distesa di terre selvagge ghiacciate della Svezia, mira a diventare il hub principale del continente per i lanci di satelliti, industria in forte espansione. Il taglio del nastro a opera del re di Svezia e della presidente della Commissione europea. Questo spazioporto rappresenta una porta europea indipendente verso lo spazio. È esattamente l'infrastruttura di cui abbiamo bisogno, non solo per innovare, ma anche per esplorare ulteriormente l'ultima frontiera. Il complesso svedese è nato come centro di ricerca negli anni 60. È stato sviluppato per incorporare tre rampe di lancio e hangar così grandi da poter ospitare diversi veicoli. Ha gareggiato con molti altri progetti in Europa per diventare il primo sito di lancio orbitale per satelliti. Giù la maschera anche in Germania. L'ultimo baluardo contro il Covid-19 cade anche in questa parte d'Europa. Il ministro della Salute tedesco ha annunciato che dal 2 febbraio le mascherine non saranno più necessarie su treni e autobus. L'ordinanza doveva entrare in vigore ad aprile, ma l'esecutivo ha ritenuto opportuno accelerare i tempi grazie all'attenuazione dell'infezione. Tuttavia Berlino incoraggia le persone vulnerabili a continuare ad indossare le mascherine quando si trovino al chiuso o sui mezzi di trasporto. La Germania è l'ultimo paese europeo dove questo obbligo è ancora in vigore. Almeno due attivisti sono stati arrestati venerdì in Germania durante lo sgombero da parte della polizia del paese fantasma di Lützerath, che dovrà lasciare il posto a una miniera di lignite, carbone particolarmente inquinante. La portavoce della polizia Cornelia Weber ha riferito che gli agenti sono stati colpiti con bombe Molotov e pietre e hanno risposto con la forza. Le operazioni di sgombero nel paese della Germania occidentale sono iniziate mercoledì, ma gli attivisti hanno occupato il borgo da oltre una settimana. Lützerath è diventato tema cruciale nel dibattito sugli sforzi per il clima della Germania, che secondo gli ambientalisti rischierebbe di non raggiungere i suoi obiettivi climatici e gli impegni internazionali. La demolizione del paese è iniziata ufficialmente nel 2006 ed è stata completata nel 2022. Nessuno attualmente vive nel villaggio, che ospitava circa 100 residenti. Tutti sono stati trasferiti in un paese di nuova realizzazione. Questa copertina ha conquistato l'attenzione di milioni di lettori di diverse generazioni in tutto il mondo. È la copertina originale di Tintin in America, uno degli episodi più conosciuti della saga del giovane investigatore belga. Disegnata da Hergé nel 1942, sarà venduta all'asta a Parigi il prossimo 10 febbraio, valore stimato in circa 3 milioni di euro. I segreti dietro il tratto di matita di Hergé sono diversi. Possiamo credere che inizialmente gli indiani avessero dimensioni maggiori e che poi vennero cancellati per far posto a quanto c'è adesso in secondo piano. O forse si è trattato semplicemente di un test sulla prospettiva. I fan di Tintin sperano che il disegno non venga messo al sicuro in cassaforte. Nel 2021 l'originale della copertina Blue Lotus del 1936 è stata venduta a 3,2 milioni di euro. Il meglio dell'arte e della cultura in Europa questa settimana. Vie della Libertà, da Jackson Pollock a Maria Lasnig all'Albertina di Vienna, è una mostra dedicata alle opere degli espressionisti astratti della New York School e della loro controparte austriaca degli anni 50. Periodo chiave per l'arte dopo la Seconda Guerra Mondiale, in cui la pittura ha preso strade completamente nuove, perseguendo un approccio impulsivo alla forma, al colore e alla materia. Il Museo d'Orsay di Parigi accompagna i visitatori in un viaggio alla scoperta dell'opera di Edvard Munch. In mostra 100 opere che coprono 60 anni di attività, a dimostrazione del genio del pittore norvegese noto a tutti per l'iconico Urlo. Le paure di Munch traspaiono dalle linee sinuose delle sue composizioni e dai colori potenti e dinamici utilizzati. Un appuntamento imperdibile per chi si trovi a Parigi. Margherita Azurdia, Margherita Rita Rica Dinamita è la prima mostra monografica in Europa dedicata alla creativa guatemalteca, tra le principali artiste centroamericane del XX secolo.
La sua produzione comprende dipinti e sculture, oltre a libri d'artista con disegni, collage e poesie. Con il suo pensiero antisistema e femminista si è scontrata con la società conservatrice dell'epoca.